Con Andrea Di Nino, il braccio destro si può dire operativo per la parte tecnica e manageriale della ISL, parliamo qui a Milano di nuova stagione della ISL, una nuova stagione che è ancora più elaborata, più complicata da gestire per quanto riguarda le tappe, più lunga ma anche più entusiasmante. Ecco, diciamo, si può dire che è l'anno della maturità per la ISL. Sì, è l'anno decisivo, nel senso che è il terzo anno di una storia breve, però penso già intensa. Aumentiamo il numero dei match, sono altri 6 match. Saremo di nuovo itineranti come nell'iniziale forma del 2019. Toccheremo per la prima volta l'Asia con più di un match nel continente asiatico. Torneremo nel continente nordamericano e ovviamente l'Europa poi sarà come sempre la casa di ISL, in particolare l'Italia. Si parla tanto di semiprofessionismo, professionismo, contratti, draft. Ecco, cominciamo, diciamo, si può dire a mettere la prima pietra è stato il calendario. I prossimi step quali saranno e soprattutto sta cambiando la percezione degli atleti nel firmare questo impegno di una lega sempre più che chiede sempre di più? Ma allora, i prossimi step sono sicuramente l'annuncio delle location. Sono state alcune firmate già, altre siamo in fase di definizione, vogliamo comunicarle però non in maniera sparsa ma in una maniera organizzata, e questa verrà appunto le prossime settimane, con alcune belle sorprese che saranno alcune megapolis che per la prima volta entreranno nel mondo del mondo. Quanto riguarda gli atleti, noi cerchiamo di dare agli atleti uno status di professionisti dandogli una copertura mediatica importante, grandi location, possibilità di guadagnare soldi che non hanno di fatto mai visto, di gareggiare ad altissimo livello. Ci aspettiamo che gli atleti del nuoto, che sono dei professionisti nella loro vita tutti i giorni, capiscano che devono esserlo anche dal punto di vista, chiamiamolo, commerciale o di comunicazione, come sono i loro colleghi del calcio, pallacanestro, Formula 1. Penso sia uno step naturale che loro vogliono, se vogliono essere considerati pari grado appunto ai loro colleghi degli altri sport professionistici. Se sei anche allenatore, quindi nessuno come te può dire quanto sta cambiando il modo di approcciarsi a questo sport dal punto di vista, come dici tu, professionale. Ecco, gareggiare di più, allenarsi di meno, stravolge nella, diciamo, negli obiettivi, nelle strategie, l'idea stessa di fare un nuotatore? No, io non penso. Il cambio di metodologia non è solo grazie ad ISL, il nuoto è cambiato, non siamo più negli anni 70 quando si programmava un appuntamento all'anno. Ormai i più grandi nuotatori da parecchi anni si allenano gareggiando e non lo fanno solo chi fa i 50 metri. Certo, diverso per chi fa i 1500, ma i 1500 non sono infatti parte del programma gara di ISL. Per essere nuotatori professionisti devi essere visibile, devi gareggiare spesso. Questo è lo status dei giocatori di tennis, dei grandi nomi dell'atletica. Se il nuoto questo non lo capisce, temo che diventerà sempre di più uno sport minoritario che si vedrà una volta ogni 4 anni alle Olimpiadi, e però poi non ci dovremo lamentare che i grandi media non daranno giusto merito a uno degli sport più belli che abbiamo in questo momento. È aperto il fronte più caldo, il calendario. Siete stati molto cauti, avete atteso le decisioni della FINA pre-annuncio del Mondiale di Budapest e avete varato il calendario. Adesso con il recupero del Mondiale, questo cambierà qualcosa nelle vostre strategie? No, il calendario di ISL è stato rispettoso di quelle competizioni che sono cosiddette Tier 1, ovvero il Mondiale che era stato schedulato per maggio, i giochi del Commonwealth, gli europei, i giochi asiatici. Abbiamo fatto in modo che gli atleti potessero non solo partecipare a tutte queste manifestazioni, qualora lo vogliano, ma anche avere dei giorni di stacco tra il loro match in ISL. FINA ha fatto una scelta che non giudico, quantomeno mi permette di dire particolare se non strana, e ci sono le possibilità. L'atleta è un libero professionista, c'è la libera circolazione, almeno in Europa, non solo delle merci e delle professioni. Ogni atleta farà la sua scelta e deciderà cosa vuol fare del suo futuro. Sappiamo bene che il successo dell'ISL dipende molto anche dall'idea stessa, la Lega Pro in stile NBA, in stile MLB, in stile delle grandi leghe americane. Ecco, e gli americani hanno sicuramente esaltato questo format inventato da Costantino Grigorishin. Ecco, secondo te quest'anno gli americani quanto possono aiutare ulteriormente, visto che si va sul territorio americano? Ma gareggeremo in città iconiche degli Stati Uniti. E quello che è importante a questo punto è il format. Con il grande rispetto dei grandi nomi del nuoto, ISL ormai ha un format che comunque in 3 anni si è consolidato. I protagonisti sono sicuramente i nuotatori, ma il format è forte a prescindere. Speriamo di avere tanti campioni, ma sono sicuro che anche l'assenza di 1 o 2 grandi nomi non toccherà la credibilità e il successo che ha avuto ISL negli ultimi 3 anni.
la tua speranza in conclusione di rivedere Dressel, la McKeown e tutti gli altri, soprattutto per esempio c'è un nuotatore che non sei riuscito ancora a convincere, adesso è Simone Manuel piuttosto che Ariadne Tittimo, c'è la speranza di poterlo vedere in Isle? Ma se devo pensare a un nome posso essere cattivo, forse alla Manuel che manca ISL, non alla ISL che manca la Manuel, con tutto rispetto, una grande campionessa. La Manuel, chi l'ha vista negli ultimi 4 anni? Questa è la domanda che io faccio a chi segue il moto. Chi viceversa è diventato un campione popolare? Il Martinenghi di turno 2 anni fa, adesso Matteo Rivolta se parliamo dell'Italia, il Tom Schilt degli Stati Uniti è diventato un protagonista delle televisioni, ad esempio CBS in America, grazie ad ISL. Io non lo so tra i due chi ci ha perso, tra ISL o la Manuel, a livello di vantaggio esserci o non esserci. E gli Acqua Centurions non avranno più in acqua Federica Pellegrini, invece avranno altre novità secondo te? Beh, Federica non è sostituibile, penso che sia stupido pensare di fare questo, però hanno secondo me una generazione molto giovane, molto interessante, li abbiamo visti anche allenarsi in questi giorni a Milano, Niccolò Martinenghi come nuova, diciamo, e Ceccol, ma anche i vecchietti, tra virgolette, anche se poi se ne sono giovanissimi, Fabio Scozzoli e Matteo Rivolta per rimanere sui maschi, le conferme di Martina Carraro, Elena Di Lido, è una grande la nazionale quella italiana, il lavoro del nuoto italiano in questi anni è stato straordinario, quindi secondo me rimarranno una squadra molto forte e stanno creando anche una bella mentalità, quindi io, incrociando le dica, dico, potrebbe essere la sorpresa del 2022 in ISL. Paltrinieri e la Quadarella sono gli unici big italiani che non hanno ancora notato, ecco, anzi io loro li vorrei più che la Manuel, vorrei più Gregorio e Simone, che sono due bravissimi grandi campioni, due bravissimi ragazzi. Dobbiamo inventarci un modo di rendere spettacolare a livello televisivo le loro gare, che sono gare straordinarie, ma che voi media insegnate sono un pochino lunghe tutto per la televisione, però lavoriamoci, se Gregorio e Simone hanno qualche idea, anzi fatecelo sapere, che ci inventiamo un modo di coinvolgere, sono grandi campioni, ecco, loro due li vorrei avere in mente. Grazie.